sperimentando il suo mondo interiore. Di Summa aveva telefonato la mattina presto ai massimi dirigenti dell'azienda e aveva fatto a tutti questa comunicazione. Si trovi per cortesia alle ore 11 nella sala del consiglio della sede centrale. A quell'ora comparve Di Summa, un uomo dagli occhi grigi e i capelli neri, appena brizzolati sulle tempie, dai modi spigliati e affabili, che celavano un importante cammino interiore. Le preoccupazioni dei suoi dipendenti, le loro voci, i loro pensieri, erano sempre giunti a Di Summa come un forte richiamo. Le loro richieste di aiuto, di forza, arrivavano al presidente attraverso i suoi corpi superiori ed erano percepite nitidamente dal suo essere. Sin dall'adolescenza Di Summa ricercava la serenità all'interno di sé e comprendeva quello che gli accadeva sperimentando il suo mondo interiore. Aveva imparato a sentirsi parte di ciò che viveva senza fuggire la realtà, che dipendeva solo da lui. Continua.